Sono Sandra Rossi, direttore del settore di restauro dei materiali cartacei e membranacei dell'Opificio delle Pietre Dure. Il settore si occupa dello studio, della ricerca, della conservazione delle opere d'arte, principalmente su carta e pergamena, che per la loro natura sono caratterizzate da una grande fragilità. Si tratta di opere realizzate in un ampio arco temporale, dal Medioevo sino ai giorni nostri. E dal 2018 il settore si occupa anche del restauro dei materiali fotografici, dagli esordi della nuova tecnica, con i daguerrotipi, sino alle più recenti stampe digitali. Molto ampia è quindi la tipologia di oggetti con cui giornalmente ci confrontiamo, dai codici miniati, ai taccuini di disegni, sino ai manifesti pubblicitari, collaborando con le più prestigiose istituzioni ed enti di ricerca nazionali ed internazionali. Il settore si occupa di opere molto diverse, su carta e su pergamena, come queste che potete vedere, sono delle tempere molto preziose del XVII secolo. Anche le tecniche e i formati sono molto differenti. Ci occupiamo anche di miniature. Mia collega, infatti, sta studiando al microscopio la tecnica di un volume molto importante del XIV secolo. I formati sono diversi e abbiamo anche formati molto grandi, come uno studio preparatorio per un crocifisso di Iorio Vivarelli, che è del 1953, quindi opere che sono già del Novecento, anche opere contemporanee. Dal 2018 l'Opificio si occupa anche di restauro fotografico, una disciplina in realtà abbastanza recente, che non ha più di 50 anni. Del resto la fotografia è stata riconosciuta come bene culturale soltanto nel 1998 in Italia. In questo momento sto eseguendo il controllo finale su una serie di albumine che appartengono alla Fondazione Alinari per la Fotografia, albumine che sono state trattate nel corso della didattica per la scuola d'alta formazione dalle nostre allieve del PFP5. Il montaggio che hanno eseguito si chiama montage vidé ed è un montaggio che permette appunto di mantenere nel tempo la planarità di queste opere delicatissime.